Ancora poche ore di attesa e il Pescara saprà se potrà regolarmente disputare i play-out con il Perugia oppure no. Alle 15.30 si terrà l'udienza in videoconferenza davanti al Collegio di Garanzia del CONI per il ricorso del Trapani contro la decisione della Corte Federale d'Appello che ha inflitto un mese fa 2 punti di penalizzazione ai siciliani per non aver pagato integralmente entro il 16 marzo emolumenti e contributi dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio. In primo grado il Tribunale Federale aveva inflitto un solo punto. Il pool di difensori del Trapani, guidato dall'avvocato Edoardo Chiacchio e che si avvale per questo terzo grado del contributo dell'emerito di diritto civile Guido Alpa, cercherà di ribaltare il verdetto. Il Pescara, sul quale pendono le conseguenze della sentenza, rappresentato dall'avvocato Nicola Lotti, ha chiesto l'ammissione al processo quale parte controinteressata. Stessa cosa ha fatto il Cosenza. Ricordiamo infatti che anche la restituzione di un solo punto ai siciliani comporterebbe la retrocessione in Serie C del Pescara e la disputa del play-out fra Trapani e Perugia. Con la restituzione di entrambi i punti il club siciliano sarebbe addirittura salvo, il Pescara retrocesso e il Cosenza, che ha già festeggiato la salvezza sul campo, sarebbe chiamato a fare il play-out con il Perugia. Il club silano peraltro ha già decretato il rompete le righe per i propri tesserati. Va ricordato che il terzo grado della giustizia sportiva, rappresentato dal Collegio di Garanzia del CONI, parallelamente a quanto accade con la Cassazione per la giustizia ordinaria, non entra nel merito della vicenda, ma esprime un giudizio di legittimità su quanto disposto dagli organi di giustizia sportiva della federazione di riferimento, in questo caso la Federcalcio. In particolare, sotto la lente di ingrandimento finirà la sentenza della Corte Federale d'Appello. Come rilevato in una nota dal presidente del Collegio di Garanzia, l'ex ministro Franco Frattini, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato sic et simpliciter all'annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme, ovvero da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. È noto che con la tesi della causa di forza maggiore per la pandemia da Covid, il Trapani cercherà di attaccare la sentenza della Corte Federale, che invece non ha affatto avallato questa linea di difesa. Sono dunque ore di trepidante attesa per il Pescara, che spera di avere un'ultima possibilità sul campo di scongiurare il disastro di una retrocessione difficilmente immaginabile a inizio stagione. Intanto dal sito Tutto Mercato Web arrivano dichiarazioni del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che sul ricorso del Trapani fa notare: sappiamo di aver fatto le cose in modo corretto e ci aspettiamo il rispetto delle regole da parte di tutti. Che si invochi una causa di forza maggiore non esiste al mondo, è stata soltanto una società a non aver pagato nei tempi. Il Trapani a gennaio ha fatto 10 innesti, ci aspettiamo di fare i play-out. Se il verdetto fosse diverso, il campionato sarebbe falsato. C'è poi l'ipotesi che la parte soccombente presenti ricorso al TAR, intanto inoltrando d'urgenza istanza di sospensiva dei play-out in attesa dell'udienza di merito. Anche se i tempi saranno strettissimi, se l'istanza non dovesse andare a buon fine, una volta che il play-out sarà disputato, il ricorso alla giustizia amministrativa perderebbe di significato.